Ciao a tutti, bentornati. Oggi video in cui vi mostro delle cose che ho acquistato da un sito di cui vi avevo già parlato ed ero molto 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 arrabbiata perché ho acquistato da questo sito pagando una spedizione veloce tipo di 19 dollari, 20 dollari, ricevere in modo che potessi ricevere il pacco in 8 massimo 12 giorni. L'ordine io l'ho fatto da questo sito il primo novembre, anzi no, il primo dicembre mi è arrivato il pacco il 2 dicembre, quindi praticamente un mese. Quindi mi hanno praticamente rubato 20 dollari per una spedizione veloce che in realtà veloce non è stata. A parte questo problema, diciamo, della spedizione, che vabbè, sono comunque siti asiatici, il sito in questione è Mickey Dress, vi lascerò il link sotto. Chiaramente il problema di questi siti asiatici è proprio questo, cioè che quando acquisti da questi siti ti aspetti che chiaramente l'ordine non ti arrivi, cioè il pacco non ti arrivi in breve tempo, ma comunque in tempi più o meno lunghi rispetto a quelli a cui siamo abituati noi, dei siti italiani o comunque dei siti internazionali seri. Così come magari accade per Shein, che comunque sono 2 settimane, un mese mai, però mi hanno oltretutto ho fatto pagare la spedizione veloce, che non è stato. Se io non avessi pagato la spedizione veloce, probabilmente avrei aspettato 2 mesi. Vabbè, a parte questa lunga attesa che mi ha fatto anche un po' perdere la pazienza, la cosa più grave sono le cose che mi sono arrivate. Cioè, io non capisco perché loro mettono foto dei capi falsi, cioè che poi in realtà ci arrivano a casa cose che non sono assolutamente come loro vogliono far credere. Cioè, la cosa più grave, cioè più grave, la cosa meno simile a quella che, diciamo, sembrava dalla foto è questo cappotto qui. Io chiaramente vi metterò la foto che loro, insomma, mostrano sul sito e poi, insomma, vi faccio capire, così, insomma, voi potete capire la differenza abissale tra quello che mostrano e quello che poi a casa mi è arrivato. Allora, io ho ordinato un cappotto cammello, non questo colore, cammello un po' più scuro, un po' più marroncino. Mi è arrivato questo qui. Dalla foto sembrava molto, ma molto più pesante. Le maniche erano completamente diverse perché erano larghe, avevano una vestibilità molto, diciamo, oversize e larga. Quasi doppio petto invece a questi 2 bottoni qui, invece, solo. È abbastanza lungo. Il tessuto lascia molto a desiderare perché è un mezzo, non lo so, non so che tessuto sia, lascia davvero molto a desiderare. È leggerissimo, fatto veramente malissimo. Dire male è proprio un eufemismo. È abbastanza lungo, tipo dai piedi. Però, se fosse stato, ok, diciamo, non ha rispettato quello che loro mostrano, ma se fosse stato fatto un po' meglio, avrei anche potuto accettarlo, però fili che vengono via, è proprio questo è un disastro vero, è proprio un disastro vero. Quindi questo qui lasciamo perdere. Questo qui è vero che l'ho pagato comunque poco, però se voi mi mostrate una foto, non mi potete mandare una cosa del genere che non c'entra nulla con la foto, con quello che loro mostrano, cioè non capisco. Poi mi hanno mandato, cioè poi questi due sono, diciamo, rispecchiano molto di più quello che loro dicono o che mostrano. Ho preso 3 cappotti in sostanza. Quest'altro cappotto qui, che rispecchia abbastanza quello che loro mostrano, un cappotto tipo accappatoio con il cinturone, senza bottoni e senza nulla, non so se riuscite a capire. Allora, dalla foto sembrava molto più lungo, come modello però ci siamo perché la manica è abbastanza lunga, è abbastanza larga. Il tessuto anche qui non è proprio quello che mi aspettavo, però insomma rispecchia molto di più quello che loro mostrano. Come tagli ci siamo perché ho preso l'S di ognuno, questo qui non l'ho neanche provato, penso che lo butterò direttamente. Questo qui va bene perché come taglia è la mia taglia perché ho preso la S e questo qui diciamo che ci siamo un po' di più perché rispecchia un po' di più quello che loro fanno vedere. Non mi fa impazzire, ripeto, il tessuto perché sembra un po' cheap, sembra un po' così, però insomma non è proprio male. Vi metterò anche di questo la foto e non mi dispiace, questo non l'ho ancora indossato. Quello che più mi piace tra tutti, che tra l'altro è quello che costava di più, infatti, guarda caso, è questo qui invece.
questo cappotto qui, che è praticamente quasi uguale alla foto. L'unica cosa che secondo me mi aspettavo di diverso era la lunghezza, perché mi aspettavo un cappotto molto più lungo, invece non è proprio lungo lungo, è da sopra il ginocchio, me l'aspettavo da sotto il ginocchio, però ci siamo, perché a parte che mi piace anche, perché anche come tessuto è caldo e è fatto bene questo, rispecchia un sacco la foto, anche i bottoni che mostrano nella foto sono uguali, diciamo ci siamo rispetto a quello che mi hanno mandato precedentemente. Mi piace anche perché la vestibilità è molto bella, questo qui è molto bello, mi piace, anzi questi giorni qui da me c'è la neve, una neve incredibile, l'ho indossato e devo dire che anche è molto molto caldo. Diciamo che dagli ultimi acquisti che ho fatto da questi siti asiatici sono rimasta abbastanza delusa, perché mi sento un po' presa in giro perché non mi potete mostrare un capo e poi mandarmene un altro che è pessimo da tutti i punti di vista, dalla qualità, dal modello. A parte questo qui che è davvero molto molto bello, anche il nero, non mi dispiace perché comunque un cappotto nero lo utilizzo, anche il modello simile a Cappatoio che quest'anno va un sacco, è molto bello. Il tessuto va bene, ce lo facciamo andare bene. Questo qui è davvero molto molto bello, sono rimasta abbastanza contenta, meno male, perché questo qui era il capo che in realtà non avevo intenzione di prendere, poi l'ho preso poco prima di confermare l'ordine, perché ho visto le foto e mi piaceva un sacco ed effettivamente ho fatto bene, quindi di questo sono abbastanza contenta. Ah, tra l'altro ha le tasche abbastanza ampie, è molto molto comodo, devo dire, questo è davvero bellissimo, cioè molto molto bello. E chiaramente vi metterò il link al sito e anche le foto di quello che loro mostrano, dei capi che io quando li ho visti li ho scelti, così poi mi dite chiaramente, ditemi quello che pensate, ditemi soprattutto se avete anche voi acquistato dei capi da questo sito e come vi siete trovati e se effettivamente quello che ho riscontrato io l'avete riscontrato anche voi. E nulla, questo è quanto, io vi mando un bacio grande e ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!